video oggi vi farò vedere un modo simpaticissimo per creare dei portaoggetti super colorati per la vostra cameretta. Questo è quello che ci serve: dei palloncini di varia misura, un pennello, delle palline colorate o dei coriandoli, due ciotole e la colla Pinamil. Andiamo a vedere il procedimento. Bene, mettiamo un po' di colla Pinamil all'interno della ciotola. Apriamo le nostre palline e le mettiamo nell'altra ciotola. Ragazzi, queste palline stupende di polistirolo super colorate le potete trovare in tutti i negozi di cartoleria a 1 euro, 2 al massimo. Vedrete che lavoro spettacolare che uscirà fuori. Iniziamo con la ciotolina un pochino più piccola. Prendiamo la colla vinilica con il nostro pennello e la andiamo a mettere nella parte inferiore del palloncino. Cerchiamo di stendere la colla più o meno in modo omogeneo, creando un bordo più o meno dritto per formare una scodella. Adesso intingiamo il nostro palloncino nelle palline super colorate. Mamma mia, questa qui è la parte più divertente di tutte. Facciamo così. Guardate che colori, guardate che bella, sembra fatta di caramelle. Guardate. Veramente carina, veramente carina. E vedrete dopo, quando sarà asciutta, cosa verrà fuori. Mi piacerà tantissimo. Ora passiamo ai palloncini più grandi. Per questi non utilizzeremo solo il pennello, infatti questo lo useremo solamente per fare il bordo. Guardate che bello! Guardate. Per velocizzare l'asciugatura della colla, se volete potete utilizzare il phon. Però mi raccomando, utilizzatelo a distanza, altrimenti voleranno via tutte le palline. E ora facciamo l'ultimo, quello più grande. Fatto cadere tutte le palline. Se mamma si arrabbia che fate troppo caos con le mie guide, la capisco perché faccio sempre qualche danno. Pigiate un pochino, ho fatto questo palloncione gigante, gigantoso. Qui altro che scodella, qui ci viene insalatiera. Cercate di mettere le palline dove mancano, così la nostra ciotola rimarrà ben compatta. Se vedete che non riuscite a distingere il palloncino, ce le tirate sopra. Guardate quanto è bello, guardate quanti colori! È stupendo, è veramente bellissimo! Adesso lo lasciamo asciugare e ci vediamo dopo. Bene, allora la prima passata di colla si è asciugata. Adesso, per rendere il nostro portaoggetti più robusto, le palline si sembrano attaccate perfettamente, per renderlo più robusto andremo a fare un'altra passata di colla e un'altra passata di perline. Adesso lasciamo asciugare e andiamo a fare la stessa cosa con i palloncini più grandi. Eccoci qui! Allora, la colla si è asciugata ed è arrivato il momento più divertente, quello di scoppiare i palloncini con un ago. 1, 2, 3. Che paura, ragazzi! Wow, bellissima! E adesso scoppiamo la seconda. 3, 2, 1.
qui, la seconda è pronta, guardate che bella. E la mettiamo da parte. E andiamo con la terza. Questa è compattissima, guardate. Pronti? Adesso scoppiamo l'ultima ciotola. 3, 2, 1. Perfetto. Adesso dobbiamo togliere il palloncino da dentro, quindi non vi preoccupate. Se dentro è ancora un po' umida, va lasciata asciugare. Intanto con il palloncino, altrimenti non si asciuga mai completamente. Vedete? Wow! Ovviamente il palloncino ha portato via l'eccesso di colla e palline, eh? Guardate! Bellissima, bellissima, compatta, deve solo finire di asciugare all'interno. E se volete renderla omogenea, tagliare i bordi, altrimenti potete benissimo lasciarla così irregolare, che è comunque bellissima. Infine potrete riempirla con ciò che volete. Super colorata, coloratissima. Guardate, bella, 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 bella. Ed ecco a voi le nostre tre ciotoline. Guardate che carina questa piccola, in miniatura. Stupenda, guardate. Questa nelle feste potete utilizzarla anche per mettere le patatine. Bellissima, al posto dei bicchieri di plastica. Stupenda, stupenda. Dite la verità, non avete mai visto delle ciotole così colorate? E poi è divertentissimo realizzarle. Ci vediamo al prossimo video e non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao!